Riaperto sabato mattina il Parco Bucce a conclusione dei lavori che ne avevano decretato la chiusura per un mese. Con un simbolico taglio del nastro e la liberazione di una nuova coppia di cigni bianchi, il principale parco della città è stato ridonato a Faenza. I lavori, che hanno portato alla realizzazione di una nuova area giochi, di nuovi impianti per la depurazione delle acque anche tramite fontane, al rifacimento degli stradelli delle staccionate completate in parte e dei nuovi bagni, sono stati resi possibili grazie al contributo di privati come l'associazione Anch'io del gruppo Bucci, il Rotary e la società SEAR, che oltre a svolgere alcuni lavori ha contribuito anche economicamente. Il restyling del Parco Bucci tuttavia non è ancora completato. Oggi è un giorno di festa perché riconsegniamo alle famiglie e ai nostri bambini uno spazio assolutamente vitale per il benessere nella nostra città, per trascorrere delle ore serene, delle ore di gioco, ma delle ore anche in mezzo al verde e alla natura. 8 ettari di parco, 8 ettari pieni di fauna, di flora, 8 ettari che negli anni hanno evidenziato una necessità di un intervento importante, non solo di manutenzione ordinaria, quindi un intervento anche molto impegnativo che è stato realizzato grazie al contributo di importanti realtà della nostra città, a partire dalla famiglia Bucci, a cui è intitolato Roberto Bucci il parco, Bucci Industries per il tramite dell'Onlus Anch'io, insieme al Rotary Club di Faenza che ha finanziato gli ossigenatori per i laghetti e la ditta SEAR di Cesena che ha contribuito, aggiudicandosi i lavori, a completare il quadro economico di questo intervento. E quindi questo è un altro esempio di come coinvolgere la comunità nella cura dei beni comuni. E quindi con questo un grazie di cuore da parte dell'amministrazione comunale a tutti coloro che si sono impegnati per riqualificare il parco e a tutti coloro che quotidianamente gestiscono il parco, a partire dagli amici del Parco Bucci, all'Associazione Ampana, alle GEV e ai volontari, gli assistenti civici dell'Associazione Nazionale Carabinieri, della Protezione Civile, che sono una presenza vigile qui nel nostro parco. Grazie a tutti. È ovvio che noi ci sentiamo legati fortemente a questo parco e quindi noi in questa occasione abbiamo dato un contributo con molto piacere per cercare di rinnovare in particolare i giochi destinati ai bambini. Ne abbiamo quindi completato una prima parte quest'anno, un'altra tranche sarà realizzata l'anno venturo. Credo che oggi chi è qui veda che al di là di noi anche altri interventi, sponsor e l'amministrazione comunale si sono dati da fare per vedere di rifare un po' il look, ridare vita, ridare splendore, diciamo, al parco. Oggi è una bella giornata, speriamo che continui adesso in futuro, nel senso che la gente che viene e che gode del Parco Bucci lo possa rispettare, aiutare a crescere e a mantenersi pulito, perché è un bene di tutti. L'associazione Anch'io aiuta bimbi con disagi, che preferirei definire bimbi con poteri speciali, ad integrarsi con altri bimbi, con attività ludiche e sportive. Quindi cosa di meglio che fare, diciamo, una restaurazione dei giochi per consentire appunto ai bimbi di giocare tutti assieme, stare insieme, conoscersi e vivere il parco a 360 gradi. Assessore, sono stati appena liberati due cigni bianchi, ma sono diverse le novità al Parco Bucci dopo la riapertura, quali sono? Sì, le novità sono tantissime, devo dire che è un giorno veramente importante questo per l'amministrazione e per tutta la città. Allora, il parco lo rivediamo messo a nuovo, quindi a partire dai stradelli, dal lago, dagli animali, i giochi, i bagni, e quindi è veramente stato fatto tanto in un solo mese di chiusura, quindi a tempo di record, per cui colgo l'occasione per ringraziare tutte le ditte che hanno lavorato e anche appunto il nostro servizio ambiente, perché è grazie a loro impegno che è stato realizzato tutto questo.
ci saranno ancora dei lavori da fare, che tipo di lavori? Allora, ci saranno sì ancora qualche lavoro da completare, però abbiamo deciso di riaprire per limitare il disagio, perché ogni giorno praticamente qui c'era la fila per entrare al parco, giustamente. Quindi ad esempio le staccionate non sono state ancora sostituite totalmente, in alcuni punti mancano, ovviamente punti opportunamente segnalati che verranno completate nel giro della settimana. Poi ancora all'esterno del parco devono essere completati gli stradelli, quelli appunto che corrono lungo tutto il perimetro, una parte è stata fatta, adesso c'è l'interruzione visto che siamo appunto nel mese del palio, appena terminato anche quello proseguiranno. E poi l'ultima opera di completamento sono i giochi per i bambini più grandi, fino ad oggi sono stati completati quelli per i bambini piccoli, il prossimo anno verranno appunto completati anche gli altri. Federico Lega per Faenza Web TV.